Allora, salve, devi iniziare te, eh? Inizio io. Sì, vuoi purtroppo. No, no, prego, prego, inizia, inizia. Allora, la musichina. Abbiamo una musichetta. Che tra l'altro è di Massimo Bosco, e non è in questo momento tra noi, però insomma è anche oltre a mostrologo appassionato, è anche autore, è musicista, quindi è autore di brani molto, molto belli, e questi erano particolarmente suggestivi, per cui li abbiamo usati per questo mini trailer che avremo come sottofondo, quindi giusto per accompagnare le parole con qualche immagine. Allora, come va? No, perché dopo una giornata ho visto il programma, perché come diceva Angelo, ho tutta una serie di vicissitudini familiari per cui mi è difficile partecipare. C'è chi pensa che sia snob, ma in realtà è proprio una difficoltà logistica ad essere in più posti contemporaneamente, quindi fino all'ultimo non sapevo se riuscivo a venire qua. Mentre venivo in qua, perché ho lasciato il figlio a Scopeti, e qui già qualcuno si metterà a ridere, però ho i suoceri che vivono a Scopeti, e pensavo che tutti quelli che si interessano a questa vicenda da qualche anno a questa parte, quindi un po' più recentemente di quando ho iniziato io, e si parla di 11-12 anni fa, sono decisamente fortunati, perché appunto mentre venivo in qua dicevo, cavolo, quando ho iniziato io a leggere i primi libri, a interessarmi, a entrare nel tunnel di questa storia, sì, c'erano chiaramente i giornali che se ne erano occupati, quindi La Città, La Nazione, La Repubblica, io andavo in Biblioteca Nazionale e recuperavo tutto quello che riguardava questa storia, però per esempio un Francis, la sensibilità con cui ha fatto l'ultimo video è toccante. Un Francis non c'era Scuffio, non c'era Valerio, non c'era Angelo e Daniele che fanno una trasmissione instancabili tutte le settimane. Ora non vorrei dimenticarne qualcuno perché mi dispiace, non me li sono segnati, però insomma c'è un gruppo di persone che condivide con voi questa passione, e a suo tempo invece la situazione era molto più triste, perché io avevo come praticamente quasi unico interlocutore Stefano Galastri, che non è più tra noi, è De Gotia, probabilmente lo conoscete. Rimangono i documenti che lui ha lasciato di innegabile valore, e poi c'era un forum che era gestito da non mi ricordo più chi, però insomma c'erano dei begli scalmanati anche allora, qualche pazzo furioso, che però è inevitabile quando si condividono le passioni. È cambiato qualcosa rispetto ad allora, perché sicuramente i pazzi furiosi che ci sono oggi allora non mi chiamavano alle 3:30 di notte, e qualcosa è successo. Sì, un minuto di differenza, ma è stato buffo perché Angelo mi chiama e mi dice: ma te riconosci questo numero a che ora? Alle 3:45, ecco, io alle 3:46. E vabbè, però insomma di pazzi furiosi e di gente detestabile ne possiamo fare tranquillamente a meno. Stavo per dire coglioni, perché ho visto queste due palle qui e quindi mi veniva automatica la cosa, però al di là di questo non vale la pena neanche parlarne insomma di certe persone, per cui dicevo, avete la fortuna di condividere questa passione con un sacco di persone, invece a suo tempo era un po' più triste. Ho avuto la fortuna però di conoscere ad esempio Nino Filastò nel momento in cui era ancora bello incattivito e ignorante su questa cosa, per cui tutte le volte che andavo a casa sua ne uscivo come se fossi partito per un viaggio e fossi tornato un mese dopo, ma al di là di lui c'era veramente poche persone con cui parlare. Tra queste chiaramente non si può, non sarò assolutamente imparziale, perché Giuseppe lo conosco da 20 anni ed ho un affetto, insomma, non lo posso dire affetto perché tanto mi hanno dato di mezzo Frocetto, sicché nel senso tanto vale essere tutto, insomma, quindi. No, che te, mi... no, a lui. Condividete un'altra passione oltre a Musso di Firenze, figurati. E quindi non sarò proprio imparzialissimo, insomma, però insomma Giuseppe è una di quelle persone che appunto conosco da un sacco di tempo, e quando mi ha detto che avrebbe scritto questo fumetto sul Mostro di Firenze, ero un po' preoccupato, perché è un argomento un po' ostico, un po' difficile, e soprattutto non era scontata, perché ho avuto la fortuna,
grazie a Giuseppe di leggerlo un pochino prima che venisse disegnato e pubblicato, di averlo trattato con una delicatezza, con una sensibilità che quando ci si avvicina ad una storia come questa, secondo me, è abbastanza indispensabile. E poi c'è il fatto che io, insomma, ho apprezzato da sempre in lui, che è il fatto che lui è un artigiano vero. Anche nel mondo del fumetto ci sono le grandi rock star che vendono parecchio fumo nella maggior parte dei casi, e invece lui, cioè, se ha una passione, ci fa i fumetti. Quindi ha fatto fumetti sugli UFO, ha creato questo personaggio che è Desdemetus, che magari qualcuno conosce, in cui c'è questo personaggio che, insomma, ci sono dei misteri, magari approfondite, e in questa cosa che ha fatto ha messo esattamente la stessa passione e lo stesso talento, perché non è scontato trattare le cose in un certo modo, che io gli riconosco, insomma, da un bel po' di tempo. Per cui, se ogni tanto noterete dell'affetto, scusatemi, ma sarà inevitabile. Parto a presentare lui, perché sennò poi mi dilungo troppo e ci si perde in troppe chiacchiere. Gli chiedo a Dibe, che noi non ci vedevamo da un po' di tempo, ma per l'appunto ci siamo rincontrati durante la presentazione di un libro, ma non diremo di quale libro, perché un po' me ne vergogno. Gli chiedo quando è che hai... no, in realtà è di quell'altro, quello che anche a San Casciano non è proprio amatissimo. Quando è che hai iniziato ad interessarti a questa storia? Mi sa un po' di Maurizio Costanzo Show questa situazione, non è male. Io vorrei che tu chiamassi consigli per gli acquisti. No, infatti, io vorrei quello che suona dietro alle spalle. Come si chiama? Bacardi. No, dopo ce n'era un altro con la coda, meraviglioso. Bravo, Demo Morselli, fantastico. Vabbè, quando è che hai iniziato ad appassionarti a questa storia e che idea te ne sei fatto? Mamma mia, grazie. Allora, vi racconterò, tenete presente che fino adesso abbiamo i relatori vi hanno raccontato cose estremamente interessanti, estremamente tecniche. Quindi quella che faremo noi adesso sarà una chiacchierata anche breve, così lasciamo spazio a Valerio, molto più umana, ma proprio per quello che è il rapporto di un autore con, appunto, la sua creatura. Come ho iniziato? Essendo un ragazzo dell'81, del 71, diciamo, portava malissimo questi anni, del 71, è iniziato in realtà in provincia di Bergamo. Io ho questo ricordo nitidissimo da bambino, paesino della provincia lombarda, 1982-83, un po' indefinito. Mi metto a giocare con i ragazzini del posto, che a un certo punto mi chiedono: ma tu dove sei? Io gli dico: di Firenze, immaginando che mi avrebbero detto: ah, che so, Antonioni, Michelangelo, Dante, non lo so. E dice: ah, Firenze, la città del mostro. E io in quel momento ho realizzato che a Firenze c'era un mostro e non lo sapevo. Per cui questa cosa, poi essendo sempre stato attratto ovviamente dalle vicende misteriose, anche la serie a fumetti che si intitola L'Insonne, che appunto era il personaggio di cui parlava Francesco prima, Desdemona Metus, è appunto, comunque nasce in quell'ambiente lì, cioè per il mio interesse per argomenti misteriosi, esoterici, occulti, eccetera eccetera. E difatti questo è un po', io devo dire che Francesco in questo caso mi ha veramente salvato la vita, perché mentre io scrivevo L'Insonne, quindi mi occupavo e cercavo documentazione per tutta quella che era, diciamo così, la Firenze esoterica, la Firenze occulta, i misteri del territorio e non solo, perché L'Insonne viene etichettato come thriller esoterico, insomma, per darvi un'idea, prima di Dan Brown, o quantomeno in concomitanza, perché il Codice da Vinci più o meno è... noi siamo nati nel L'Insonne è stata creata nel 94, le caratteristiche esoteriche sono venute un po' intorno al 2000, ed è un po' più o meno lo stesso periodo di Dan Brown, però ecco, per capirsi che tipo di cultura immaginifica c'era. E cercando informazioni sulla Firenze esoterica mi ero imbattuto in un blog di Giuseppe Cosco, no? Che faceva anche interessanti, metteva in relazione diciamo, la vita e le gesta di Jack lo Squartatore con i diritti del mostro di Firenze. Per cui
essendo molto sensibile all'argomento, io mi ero estremamente infogliato, nel senso, vedendo, cercando, però va detto che conoscevo, che non conoscevo bene la vicenda, cioè la conoscevo però non nel dettaglio, insomma, che contraddistingue l'interesse che sicuramente molti di voi hanno. Per cui Francesco, che invece è estremamente razionale ed estremamente concreto, io lo vedevo che mi guardava con la faccetta tipo l'esoterismo, le sette, e per cui ho fatto la cosa probabilmente più giusta a fare, cioè mi sono detto ma probabilmente mi manca qualcosa, ovviamente non ho capito niente, vado a rivedere, non solo vado a leggere i libri che trattano dell'argomento, ma andiamo a rivedere i delitti delitto per delitto, cercando informazioni di prima mano, e obiettivamente mi sono giunto alla convinzione che non c'è traccia di rituali esoterici, ma c'è uno psicopatico assassino che è probabilmente solitario, ma insomma questa è una convinzione mia. E a questo punto è venuta naturalmente voglia di raccontarlo, però il problema grosso è che io mi rendevo conto che volevo fare qualcosa che fosse cronaca, però non mi interessava raccontare quello che è successo dall'85 in poi. Cioè, infatti nella storia non troverete se non un piccolissimo accenno alla vicenda Pacciani, ma ecco, io mi sono fermato appunto con praticamente l'ultimo delitto, però leggendolo è evidente che io faccio riferimento a vicende reali, a personaggi reali, e l'operazione che ho fatto è stata quella di unire i puntini dal mio punto di vista, cercare un'interpretazione anche psicologica di quelle che potevano essere le motivazioni di questo individuo. Questo per dirvi che sì, è una storia, la storia del mostro di Firenze, ma è una storia soprattutto ispirata alla vicenda del mostro di Firenze, e non ci sono, per rispetto delle vittime, non sono stati inseriti i nomi appunto delle vittime, tra l'altro anche a livello di immagini al disegnatore ho lasciato molta libertà, quindi poteva anche cambiare, cioè un'Antonella che è bruna per esempio, invece era piuttosto chiara di capelli, quindi proprio per cercare da un certo punto di vista di raccontare una storia reale, però lasciandomi la libertà di anche raccontare il mio punto di vista, e che non ovviamente sarebbe potuto essere diciamo di cattivo gusto, anche perché indico insomma personaggi reali, e che quindi non volevo sentirmi in colpa per averli additati insomma ingiustamente. È il mio punto di vista, il punto di vista di un autore, ok? Buono. Per cui pista esoterica all'inizio, yes. E poi vabbè, non svelo qual è la teoria del fumetto, però insomma arriva a questa teoria anche abbastanza recente. Nel mezzo c'è stato qualcosa, oppure sei passato da quella all'altra? Perché io per esempio ne ho parlato con un sacco di persone che hanno la mia stessa passione, e la cosa curiosa è che inizi ad esempio con Dolci colline di sangue, per cui Carlo è Carlo, evidentemente Carlo. Poi passi a leggere Il mostro di Michele Ciuttari e dici, ah vabbè, compagni merende, cioè in base a quelle che sono le letture più recenti uno si fa suggestionare e dà valore all'ultima teoria. Quindi mi sembrerebbe strano che dalla teoria esoterica tu sia passato a il nostro Mr. X. No, assolutamente, mi sono fatto tutto il Parlamento, insomma tutte le correnti ovviamente. E poi in realtà è successo, quindi sì, ovviamente Carlo, anche interesse per i sardi nelle varie accezioni. Poi un bel giorno mi è capitato tra le mani un libro interessante, che è Il delitto di Scopeti, giustizia negata? Non ti risulta? Sì, giustizia mancata. Giustizia mancata, grazie, a memoria come vedete latita, di Cappelletti, Vieri e... No, Salvatore Maugeri ci ha dato una mano per... Grazie. Che era bellissimo, grazie. Interessantissimo. 100 euro, se l'ha detto? Forse un po' di più. 150. Okay. Sì. Ecco, è successo che poi in quel testo che vi consiglio di recuperare c'è un verbale
verbale che ha un il nome del personaggio è criptato e non lo farò per sicurezza. E questo, io ho chiesto a Francesco, ho detto, ma è interessante però, e poi vi spiegherò per quale motivo, mi sembra interessante questo personaggio, ma chi è? Dice, guarda, è questo individuo che recentemente è tornato alla ribalta, ma all'epoca, si parla di un 4 anni fa, non era, era finito nel dimenticatoio, e mi sembrava interessante, perché? Perché in realtà ero rimasto folgorato da un'affermazione che fa proprio De Gotia, tanto per chiudere il cerchio, quando dice che secondo lui questo individuo aveva una mentalità militare. Ora, non intende che fosse un militare, ma che evidentemente riusciva anche a risolvere delle situazioni impreviste con una metodica e con un'efficacia che forse non sono di una persona comune. E questo individuo di cui veniva riportato il verbale aveva una esperienza alle spalle militare, non di corpi moderni organizzati, ma di quando la guerra veniva fatta in maniera molto brutale in territori dove nessuno ti chiedeva conto di quello che facevi, anzi era utile probabilmente avere una personalità psicopatica, proprio per sopravvivere. Per cui io indagando è brutto, cioè no, per rispetto per chi indaga, cioè curiosando insomma nella vita di questa persona, appunto saltavano fuori degli elementi interessanti, e io ho provato appunto, come dicevo prima, a ricollegare gli elementi, cioè cercando soprattutto di raccontare, è un'opera di fantasia, di raccontare quello che secondo me poteva aver pensato e cosa poteva aver spinto questo individuo a comportarsi in un certo modo e quali potessero essere le dinamiche. Il problema è che più andavo avanti più le cose mi tornavano a dama. Io cercavo e tutt'oggi cerco in realtà degli elementi che mi smontino questa teoria, perché così dico, vabbè, ho raccontato veramente una storia di fantasia, sono tranquillo, e in realtà ancora, io devo dire la verità, anzi non ne parlerò, ma anche recentemente mi sono arrivati elementi fuori, diciamo, fuori dalle cronache, che naturalmente poi non sono riportati nella storia, perché la storia comunque è costruita su elementi che sono noti ai più, quindi non niente di segreto. Ecco, però questi elementi, diciamo, raccontati in Camera Caritatis vanno a, ecco, a confortare degli... ecco, mettiamolo così. Vero. Io tuttora, ormai, insomma, sembra, cioè passo quasi da idiota, ma dopo 11 anni ancora non ho un'idea chiara di che cosa sia questa vicenda e di chi possa essere l'assassino. Ogni tanto c'è chi mi appioppa la tesi di turno, però sinceramente io non riesco ad essere così sicuro da dire sono un paccianista, sono un sardista, sono un narducista. È una cosa che un po' come una fede, no? Dice credo in Dio. Ecco, sei fortunato perché sei riuscito a trovare un aiuto, un appoggio. Ecco, io uguale dico beati voi che avete le certezze di aver trovato un colpevole che vi soddisfa, un colpevole convincente. A me ancora sfortunatamente non mi è riuscito. Passa ad altro. L'aspetto curioso che riguarda questa vicenda è che alcuni dei protagonisti, mi viene in mente Salvatore Vinci per primo, erano soliti leggere fumetti, e quindi si sa che gli è stato ritrovato e sequestrato un numero di Iacula, che è un fumetto anni 70-80 per adulti. E le stelle stanno a guardare, 76, non ecco, lo dico, perfetto. Me lo sono segnato. Ma era anche un grossissimo lettore di Diabolik. Attenzione. Esatto. Per non parlare poi del fatto, per esempio, è venuto fuori anche recentemente, perché c'è sempre chi cerca gli scoop, riguardo a questa registrazione della telefonata che sarebbe avvenuta alle 4 di mattina dopo il duplice omicidio del 1984,
probabilmente la sapete, per cui non mi dilungo, però insomma c'è questa telefonata ed è abbastanza particolare, perché in pratica la persona che telefona si chiama Farini, e Farini è un personaggio di un fumetto che era uscito precedentemente, che aveva già preannunciato che l'assassino del bisturi, come si chiama il titolo del fumetto, avrebbe escisso il pube ma anche il seno alle vittime. Quindi quello che è curioso, sembra quasi che i protagonisti usufruiscono dei fumetti, sono lettori di fumetti, ma anche il mostro stesso, l'assassino stesso, è un po' condizionato, e i fumetti in quel periodo prendevano molto questa storia come uno spunto interessante per tutta una serie di storie che sono state raccontate. I fumetti, il cinema, insomma, ci sono andati a nozze, se si può andare a nozze con una storia in cui ci sono 16 ragazzi morti. Ti sembra strana questa cosa, che anche il mostro, l'assassino, possa aver tratto degli spunti, delle suggestioni da quello che avveniva in quel periodo, e quindi c'era una suggestione a doppio senso? Non solo, in questo caso l'assassino secondo me ha fatto il cerchio completo. Allora, chiariamo, è noto che il cinema horror, la letteratura horror, mi verrebbe da aggiungere la musica heavy metal, non è che condizionano le persone e gli fanno cambiare, fanno fare cose che non vorrebbero, ma è noto che chi apprezza per esempio il sangue, e quindi ha delle pulsioni di tipo, non so, sadico, comunque di un certo tipo, di certe parafilie, va comunque diventa un consumatore di un certo tipo di prodotto, ok? Allora, va detto che all'epoca, noi dobbiamo immaginare il mostro di Firenze all'epoca, quindi siamo alla fine degli anni 60, quindi abbiamo avuto la rivoluzione sessuale, la libertà appunto femminile, le conquiste, no, da questo punto di vista, e per certi versi sembra che l'intrattenimento di genere, e parlo soprattutto del thriller horror, sembra quasi avere una reazione nei confronti a questo moto, diciamo, di libertà. Fateci caso, non lo dico io, ma lo dicono gli esperti, insomma, soprattutto di cinema, tutto quello che è l'horror, specialmente italiano dell'epoca, ha una funzione moralizzatrice. Nel senso, immaginatevi la scena, la ragazza che va in giro di minigonna la sera viene aggredita dall'assassino di turno, la coppia di amanti che si apparta per consumare fuori dal matrimonio in maniera occasionale viene aggredita. Ora, se fate mente locale, ci sono numerosi film, mi viene in mente Torso, ovvero i corpi presentano tracce di violenza carnale, L'Etrusco uccide ancora, Maniac, ma lo stesso stesso Nightmare, lo stesso Halloween, Venerdì 13, ci sono sempre situazioni in cui delle coppiette vengono aggredite. Ecco, quindi ovviamente io non credo che ci sia stato un elemento scatenante, cioè mi sembra esagerato pensare che per esempio la visione di Maniac abbia potuto scatenare qualcosa nell'assassino, ma probabilmente lui era sedotto da un certo tipo di fiction, e perché a mio parere questo individuo non era tanto un last murder, questa cosa è un po' strana magari, era più un personaggio che aveva necessità di ritagliarsi un ruolo sociale di tipo che incutesse timore, che incutesse paura, che incutesse soggezione. Lui secondo me era più interessato a vedere la locandina dei giornali il giorno dopo, a sentire l'edizione straordinaria in televisione, era quello che... Poi che sicuramente ci fossero degli elementi di tipo sessuale è palese, però immaginatevi la stranezza, almeno era uno degli elementi che aveva colpito me, che mi ha permesso di costruire questa storia, per cui tu hai il 74 con questa sorta di overkilling nei confronti della vittima femminile, che però un'azione diretta col corpo della ragazza,
che però poi nell'81 scompare, se non ripetuta solo molto marginalmente. Le famose 96 coltellate di varie entità probabilmente davano una gratificazione a questa persona che non si può essere sublimata, a mio parere, soltanto nelle scissioni. Perché vi dico questo? Io non sono un psicologo, non sono un terapeuta, non sono un accidente, sono un fumettista, quindi insomma, quindi veramente una brutta persona. Ecco, mi ha dato l'impressione però che quello che lui avesse fatto, cioè l'escissione, fosse un marchio di fabbrica che lui cercava e che aveva immaginato a posteriori. Cioè io lo faccio. Lui si è trovato con due omicidi simili, no? 68-74, e probabilmente per rispondere a una sua esigenza, vi ripeto, di tipo soprattutto narcisistico, ha cercato qualcosa, si è reso probabilmente conto che quello che aveva fatto era tanto simile a quello che vedeva al cinema, che era anche lui uno di quei mostri che stava guardando sul grande schermo, che gli piaceva tantissimo andare a vedere, evidentemente per una certa attrazione nei confronti del sangue, ok? E quindi lo decide a priori, poi qualche coltellata in più probabilmente la dà, ma se ci pensate bene dal 74 in poi le cose cambiano, e inizia subito nell'81, come vi hanno detto molto meglio di me prima di me, subito con due delitti, cioè quasi a voler dire subito: attenzione, guardate che io ci sono, ok? E tutto qua, ecco. E il problema è che arriva finito nell'85, poi cosa succede? Per questo vi dico che poi chiude il cerchio, che esce il film, no? Il mostro di Firenze, di Ferrario, e difatti è una delle ultime scene del fumetto, è proprio questa, quando lui decide di smettere, gli viene, in realtà nella fiction del fumetto gli viene, aspetta, finisco il secondo, sì, ma tanto va, riparte, ve lo sorbirete finché io continuo a parlare, in loop in eterno, perché questo è l'inferno. E allora, E di fatti finisce proprio con lui che si rende conto di essere finalmente diventato uno di quei mostri del cinema che bramava di diventare. Per questo vi dico che ha compiuto un cerchio completo. Cioè è partito probabilmente venendo influenzato da un certo tipo di letteratura e di racconti neri. Cioè questa pubblicazione del 71 che mi aveva colpito, dei capolavori della serie KK Classici dell'Orrore, che si intitola Sul filo del rasoio di Laura Toscano, dove c'è una descrizione della protagonista, che è Gwendalyn, che è veramente sovrapponibile all'aggressione del 74, una coppia, lei colpita da numerosi colpi di stiletto, comunque di uno spillone, e difatti tutti sapete che all'inizio quei colpi di calibro 22 vennero presi per colpi di punteruolo, no? Di cacciavite, distesa a gambe larghe, perdonatemi se entro nei dettagli, per cui io non so se lui l'ha visto, però probabilmente, vi ripeto, è quasi come se fosse stato un artista dell'orrore, è riuscito a canalizzare un certo Zeitgeist, credo si dica in tedesco, no? Lo spirito del tempo. Ecco, per cui, e sì, difatti una delle ultime scene appunto si conclude lì, quando c'è quando si rende conto di aver ottenuto quello che voleva ottenere, insomma. Vero. Però ecco, se, tra l'altro, se vogliamo, poi in effetti fumetto e Mostro di Firenze si sono incontrati anche altre volte, anche sia da un punto di vista di fiction, sia da un punto di vista di, in realtà, di indagini giudiziarie. E niente, quando Giuseppe mi disse a suo tempo: guarda, sto scrivendo questa storia, cosa ne pensi? E io, vabbè, lì per lì dissi: ho fiducia, per cui ci mancherebbe, più che volentieri, andiamo avanti, cioè vai avanti. Lo spronavo chiaramente a portare avanti questo progetto. Però poi dopo, ripensandoci, ed è una cosa che gli chiedo volentieri oggi, riguarda il fatto che non so se tutti i media sono adatti a raccontare questa storia, cioè
Non si tratta di fare un fumettaccio come quelli che si vendono a un euro, come si vendevano, perché ormai non si vendono più, a un euro e mezzo, in cui insomma non è che c'è tutto sto rispetto per quel che è accaduto. Si trattava di fare un di raccontare una storia con appunto un certo tipo di sensibilità. E quindi mi sono domandato se il fumetto, che è ha un linguaggio tutto suo, tutto particolare, che ricorda un po' il cinema, però in realtà è un po' diverso, le immagini rimangono statiche, ferme, per cui quanto il fumetto può essere indicato per raccontare una storia come questa, che già semplicemente quando parli di omicidi, insomma, c'è di che farsi venire i brividi senza bisogno di vederla visualizzata la scena. Te che ne pensi? Allora, questo è stato un grande dilemma, nel senso, io all'inizio ero partito con l'idea di non mostrare le scene i delitti, okay? Per un discorso, un po' perché era un po' più semplice, un po' per rispetto, però poi ho cambiato idea, ho pensato che fosse l'occasione almeno per provare a visualizzarli, perché sicuramente non sarà la versione giusta, no? Sapete meglio di me, ce ne sono decine, non siamo sicuri praticamente di niente, quindi anche ricostruire una dinamica è estremamente complicato, però per quanto mi riguardava, ecco, era interessante cercare di cristallizzarne almeno alcune versioni, perché magari ragionandoci da un punto di vista visivo poteva anche essere utile per capire alcuni aspetti che ci erano sfuggiti. Però ecco, era importante. Io ho cercato di evitare il più possibile, tenete presente, io sono disegnatore di Diabolik, ma questo album non l'ho disegnato io, l'ho scritto, avendo avuto già appunto esperienze di noir. Per esempio abbiamo fatto una serie con Carlo Lucarelli, che sicuramente conoscete tutti quanti, che si intitolava Cornelio Delitti d'autore. Per cui in questo caso io l'ho scritto, ho cercato di passare maggior numero di informazioni al disegnatore, che ha fatto tra l'altro un lavoro incredibile, e uno degli elementi importanti a cui avevo passato al disegnatore era quello di evitare il più possibile situazioni che potessero ricordare la morbosità, cioè situazioni di nudità femminili. Ce n'è giusto forse nel 74, si vede qualcosa, ma proprio perché in realtà mi era, devo dire, sfuggita. Poi abbiamo messo questa ragazza insomma un po' in silhouette, in modo da attenuare il più possibile l'impatto, per rispetto e per evitare in ogni modo la morbosità che mi preoccupava tantissimo. Per quindi questo è il motivo concreto per cui ho scelto di mostrarli i delitti, anche perché poi anche da un punto di vista narrativo avrei dovuto essere bravo come gli sceneggiatori di Mindhunter, che non ti fanno vedere un accidente, ma comunque ti fanno, no, io non sono così bravo, quindi... No, invece, cioè, secondo me, io l'ho letto, insomma, è efficace senza bisogno di mostrare troppo, ed è... mi viene anche un'altra domanda che... mi pongo praticamente da quando ho scritto le prime cose riguardo questa vicenda, perché ogni volta che mi capita di scrivere qualcosa mi dico: ma se un parente o un amico di questi ragazzi leggesse questo pezzo, come reagirebbe? E nella maggior parte dei casi sono per buttar via tutto e non scrivere niente. Però cioè, questa qui si entra nella passione e nella mia psicopatia, che riguarda il fatto che quando una passione travalica, forse insomma c'è un'esagerazione in questa mia passione. E l'interesse più recente che ho è quello di appunto raccontare questa storia nel modo più genuino, nel modo più sincero possibile, perché vedere che certe leggende prendono campo, che magari qualcuno ha interesse a raccontare una versione diversa da quella che presumibilmente è la più plausibile, mi dà un po' la sensazione che queste persone, che sono 16 ragazzi che sono stati uccisi e che secondo me non hanno avuto totalmente giustizia, vengano un po' come uccisi un'altra volta. E quindi ho questa fissazione, e qualcuno mi scuserà, soprattutto in casa, in famiglia, ma così, questa è la piega che ha preso questa mia passione, di raccontare le cose in modo
genuino e preciso. E quindi mi chiedevo se anche te, scrivendo questa storia, ti è capitato di pensare: oddio, ma se questa scena la legge la cugina della... Eh sì. Non riesco a fare nomi. No, no, ma meglio così. No, ovviamente è una... è un dubbio che ti poni, però forse va detto che certe storie a un certo punto del loro percorso passano da essere vicende di cronaca e quindi anche vicende dolorose di un ambiente, delle persone che hanno poi partorito quelle vittime, diventano un po' storia. E allora quando diventano storia, e questo sia da un punto ormai di vista, da un punto di vista proprio di tempo, sia di interesse, sia di tutto quello che si è scritto e ragionato su, ormai questa vicenda è diventata storia. Quindi forse da come questo... Come se tu facessi cronaca, insomma, cioè come se tu la raccontassi perché quindi c'hai questa esigenza. È un po' sì, cioè nel senso, se tu prendi il, che ne so, Piazza delle Cinque Lune, parla del delitto del rapimento Moro, cioè ti dà una versione dei fatti e parla, allora uno dice: beh sì, ma allora i familiari di Moro che vedano, no? Quindi diventa estremamente si cammina su una lama di rasoio, ovviamente. Però se c'era questa preoccupazione, c'è tutt'oggi, cioè non vi nego che anche, ma non solo nei confronti delle vittime, cioè anche nei confronti della persona che chiaramente io indico per essere, secondo me, quella che aveva ecco, cioè immagino i suoi figli, immagino la moglie, immagino i parenti, dico: beh, io potrei aver detto una sequenza interminabile di stupidaggini, e con che faccia? Quindi ecco, anche per questo ho scelto il discorso di utilizzare nomi di fantasia, situazioni di fantasia, cioè Silvia della Monica che non viene, che viene chiamata in un altro modo quando si inquadra la lettera che viene spedita, proprio per cercare di, come dire, di usare insomma dei guanti molto bianchi, ecco. Sì, no, io tuttora sono uno degli amministratori del gruppo su Facebook e ogni tanto c'è qualcuno che pubblica o il meme o la battuta e io non ce la faccio, cioè più forte di me io banno che faccio proprio pulito, perché secondo me scherzare su una storia come questa è ciò proprio... è proprio fuori luogo, cioè non torna proprio con niente, è una nota stonata che non ha, cioè ci si dimentica, forse perché se ne parla tutti i giorni, forse per alleggerire anche noi toscani, da questo punto di vista siamo noti in tutto il mondo che ridiamo anche delle tragedie più gravi, però mi scuseranno i vari utenti del gruppo, ma i meme e le battute io ancora non riesco a affrontarle con la necessaria tranquillità. Ti chiedo, Dibe, questa è una storia, diciamo, di fantasia, che però ha tutta una serie di riferimenti ai fatti reali, ai fatti accaduti, o a meglio, a quello che è stato accertato in questi anni, dall'85 in poi, che questa storia, nell'85 per fortuna si è conclusa. Qual è la difficoltà più grossa che hai incontrato nel raccontare una storia che è sì di fantasia, ma che comunque hai tenuto a riportare alcuni punti in modo del tutto originale a come sono avvenuti? Ma dunque, a parte quelle cose appunto ci siamo già detti, sicuramente la ricostruzione delle scene, soprattutto dovendo passare l'informazione a un disegnatore, era complicato. Ricordo a un certo punto a Mosciano aveva messo l'albero dalla parte sbagliata della macchina, cioè, e quando immagino il poveretto che quando gli ho detto: no, guarda, l'albero è dall'altra parte, avrà detto: è pazzo completamente, no? Però mi serviva, era, vi ripeto, quando parlavo di cristallizzare per certi versi certe ricostruzioni, ecco, per me quello era importante, è stato anche sicuramente una parte difficile. Poi la parte forse più complicata è, voi vedrete che c'è una voce narrante, non vi voglio dire chi è perché sennò vi rovino un po' la sorpresa. Ecco, cercare di parlare con la voce di quella ragazza, ecco, vi dico che a tutt'oggi mi crea... Poi c'è, diciamo, c'è una scena quando si capisce che è questa persona, devo dire che scrivere quel breve monologo è una cosa che ancora oggi insomma mi tocca, e spero che poi tocchi anche voi, ma non tanto per fare l'effetto emotivo, ma proprio perché
è l'unico modo che abbiamo di empatizzare, secondo me, con questi ragazzi, oltre a in qualche maniera a, così, a cercare di mantenere alto l'interesse per questa storia. Però io volevo anche dire, visto che non abbiamo tantissimo tempo, per cui direi di procedere a chiudere. No, no, ma anche perché non è... Però mi interessava raccontarvi un paio di aneddoti relativi a, a quello che è, cioè, essendo io fumettista, ho avuto occasione di poter relazionarmi con persone che hanno realizzato dei fumetti che poi sono entrati in qualche maniera nella vicenda. Per cui, quando io sono, mi sono, quando la prima volta ho scoperto che c'era un fumetto che parlava appunto in maniera più o meno romanzata e in maniera piuttosto greve, insomma, dei delitti, che era appunto l'assassino del bisturi, non si sapeva né chi fosse lo sceneggiatore né chi fosse il disegnatore, si sapeva giusto la casa editrice, i fumetti dello Squalo, ovvero appunto i pornini che erano in circolazione negli anni '80. E nessuno sapeva chi erano gli autori, perché all'epoca non è come oggi che l'autore ha un suo ruolo, una sua importanza, per cui viene segnato negli albi. All'epoca i nomi erano omessi, perché tanto erano carne da cannone, la produzione era seriale, insomma. Per cui io, guardando i disegni, ho detto: beh, questo mi pare Luciano Bernasconi, che è un vecchio disegnatore di quegli anni, ormai una persona molto molto anziana. E, per cui ho chiesto un po' in giro, sono finalmente riuscito ad arrivare a Luciano, il quale mi ha detto sì, dice, l'ho disegnato io, però lui non mi dava informazioni, perché mi interessava capire un po' come era nato questo fumetto, la genesi, no? Chi c'era dietro, perché qualcuno poteva favoleggiare che magari gli autori erano chissà in qualche maniera legati in chissà quale modo. E Luciano Bernasconi non si ricordava chi era lo sceneggiatore, proprio perché nella produzione seriale da edicola di quell'epoca i disegnatori lavoravano molto velocemente, non come me che ci metto 5 mesi per fare un Diabolic, questi lo facevano in una settimana, quindi bontà loro. E di solito erano sceneggiature che neanche venivano firmate, quindi trovare il nome dello sceneggiatore era un problema. Ma chiedi in giro, finalmente sono riuscito ad arrivare allo sceneggiatore, che è Paolo Ghilardini, famoso per chi ha una certa età, forse ricorderà gli albi del Paninaro, che tu avevi tutta la collezione sicuramente, e erano molto famosi all'epoca, autore anche di un'altra serie che si intitola Sbarre, che lui tra l'altro scrisse in carcere, perché è un personaggio particolare. Io devo dire la verità, un po' mi ha inquietato, nel senso che comunque era, tra l'altro mi raccontava, era stato a Prato dal ragazzo, quindi... Però insomma, quello che viene fuori anche dalla telefonata che ho avuto con Paolo è comunque che lui semplicemente, come era palese d'altra parte, si era rifatto la notizia di cronaca e aveva poi infiorettato, perché comunque il discorso anche dell'escissione del seno era una roba che a livello popolare comunque si sentiva. Per cui lui, al solito, da autore aveva preso questa idea che girava e l'aveva aggiunta proprio per... E questo è già il contributo di cui mi vanto in tutta questa via, misero, insomma, però di aver dato un nome a questi due autori. È stato interessante anche quello che è successo con Diva Satanica, della Glittering, questa casa di editrice che aveva questa pubblicazione patinata, bella, da libreria, erotica, dove Diva, quindi personaggio femminile, veniva declinato in varie salse tematiche, ecco, per cui c'era, che ne so, diva fantascienza, diva western, eccetera eccetera, e avevano fatto anche un diva satanica. Ora, sfortunatamente, una copia di questo bel prodotto fu trovata a casa di Calamandrei, no? Il farmacista di San Casciano, assolto, questo è sempre bene specificarlo. Però fu strano che... Scusa, di una cosa, no, perché prego. Ci tengo. Quando fanno la perquisizione a Francesco Calamandrei, gli trovano Diva Satanica e altri libri che parlavano anche di esoterismo, ma Francesco Calamandrei in casa aveva qualcosa come 10.000 pezzi di libri, quindi, cioè, se su 10.000 trovi 5 libri che parlano di esoterismo, cioè, è come se vengano a casa mia e dicono, ma
C'hai il libro di esoterismo? Sì. C'ho fumetti di che parlano di esoterismo? Sì, però ne ho anche altri che non hanno niente a che vedere. Però quando hai un mostro che è costruito e ben preciso in testa, è logico che vedi solamente quello che ti interessa. Piccola nota polemica. No, giusta. E io mi e chiudo, perché vedo Angelo che freme. Sono arrivati gli albanesi? Sono arrivati gli albanesi? Si deve scappare. No, la cosa che mi aveva stupito era che appunto io vidi ne parlare addirittura, se non ricordo male, al telegiornale con un dettaglio su questa rivista, no? E io dissi, ma io più o meno li conosco quelli che fanno, cioè non ce li vedo, no? Essere magari dietro dal punto di vista esoterico, avere qualche tipo di rapporto con questi presunti mandanti. Delle persone mi mandarono anche, io non avevo quell'album, mi mandarono anche un dettaglio, c'era un disegno, c'era un rituale satanico, c'era una vittima femminile ovviamente che veniva colpita al pube con sangue ovviamente. E io però, riconoscendo il disegnatore, telefono, scusa Roberto Baltazzini, ma no, io guarda, semplicemente ho preso le cose che girano a proposito dei rituali di Crowley, no? E ho fatto un disegno che, ma più o meno era un disegno che, come dire, anche in quel caso raccontava qualcosa di già detto, no? A livello iconografico. Dopodiché mi sono detto, ma l'editore sarà stato sentito da, perché Roberto Baldazzini non era stato sentito dagli inquirenti, quindi il disegnatore no, andiamo a sentire l'editore. Allora telefono a Stefano Piselli e lui mi fa, dice, guarda, in realtà io una sera stavo guardando il Maurizio Costanzo, parlano del caso e tirano fuori Diva Satanica, e cioè a me cascano no? Gli occhi dalle orbite. Questo per dire che comunque si era costruito, dando dei significati a una pubblicazione tra virgolette qualsiasi, si erano dati dei significati, ma non è che qualcuno si è preso la briga di dire, beh, andiamo a vedere quelli che la fanno, se ci sono rapporti, no. Quindi dava l'impressione veramente di essere, come dire, no? Una scusa da un punto di un po' quando, come quando si dice una persona indagata gli è stato trovato il materiale pornografico. Cioè è una cosa un pochettino. Questa è la cosa che mi interessava, proprio perché avendo a che fare col mondo del fumetto mi era risultato più semplice, insomma, operare all'interno. Io direi che. Che vi salutiamo. Ringrazio Angelo e Daniele e tutti voi per la pazienza e l'attenzione. Si va a mangiare? C'è ancora Valerio Scrivo. Che ci sta attendendo. Io ascolto molto volentieri. Grandissimo. Grazie Valerio. Ancora. Grazie.